In compagnia di Paolo Malara, alla vigilia di gara 2 di questo primo turno dei play-off di Serie A2. Paolo, una partita che per il Pescara Pallanuoto è già decisiva, una partita che non si può sbagliare se si vuole andare avanti nella serie. Questo di sicuro. Si lavora per assaporare questi bei momenti di sport. Abbiamo lavorato duramente tutto l'arco della stagione. Sono 2 mesi che facciamo sacrifici senza la piscina. Abbiamo fatto una buona partita sbagliando molto a Camogli, speriamo domani di fare una bella partita giocando bene con l'entusiasmo che c'è sempre stato nella squadra e cercare di fare un bel risultato. Senti, tu dopo gara 1 hai detto abbiamo sbagliato troppo, ecco, bisognerà cercare di limitare, di limare quegli errori se si vuole portare a casa un risultato positivo. È sicuro, non abbiamo sbagliato troppo, loro hanno approfittato dei nostri errori e le partite purtroppo sono così, uno sbaglia tanto, non concretizza per quanto ha creato e purtroppo ci ha penalizzato, però vuol dire che siamo presenti, che fisicamente ci siamo, che la squadra ha testa e per reagire e sopperire a questi errori. Io sono sereno, tranquillo, c'è una buona atmosfera, i ragazzi hanno fatto veramente tanti sacrifici e tanti passi in avanti in tutto questo arco della stagione, vediamo domani. Comunque una gara 1 che ha detto che c'è un certo equilibrio, no, tra le due formazioni, alla fine è stata decisa da una tripletta di un loro giocatore all'inizio del quarto parziale, altrimenti fino a quel punto era una partita che era andata avanti punto a punto. Sì, sicuro, ma le partite di un playoff sono partite differenti dal campionato, hanno un risvolto mentale differente e comunque siamo rimasti in partita fino alla fine, non è che siamo stati sovrastati dall'avversario, anzi è normale, quando poi hanno preso due gol di vantaggio abbiamo ancora sbagliato, loro hanno fatto il terzo, allora è normale che ci siamo posseduti, ma spero non accada domani. Ti faccio l'ultima, Paolo, ti chiedo quanto ci crede il gruppo e soprattutto quanto ci crede Paolo Malara. Ci credo al 100%, il gruppo anche. Abbiamo la possibilità di fare un grande risultato.